Lontano nel sud c'è il mio giardino cinto d'aranci. Tutti i maggi del mondo ne sono profumati. Lontano nel sud c'è il mio glicine lilla, tenacemente attaccato al mio tronco. Ci sono le rose. Nel sud, nel mio giardino, con le radici dentro il mio cuore. Si è aperta la rassegna Castellabate, il luogo dell'incanto, con Le Rondinella, in lontano nel sud. Uno spettacolo musicale che ha incantato il numeroso pubblico presente nella suggestiva corte interna del Castello dell'Abate per la kermesse culturale organizzata dall'assessorato al turismo e alla cultura del comune Luisa Maiuri. È stata un'esperienza bellissima questa cornice meravigliosa del Castello dell'Abate e noi siamo particolarmente legati a questo luogo perché sono molti anni che veniamo qui, tu lo sai, no? Quindi è stata un'esperienza bellissima, un pubblico calorosissimo e io e Francesca lontano nel sud con i nostri magnifici Arcangelo e Josi che ci hanno seguito in questa avventura. Ringraziare l'assessore alla cultura e al turismo Luisa Maiuri e il sindaco Costabile Spinelli per aver voluto il nostro concerto. Forse è la prima volta invece che qui, Francesca Rondinella a Castellabate. Come è andato? Il pubblico però ha apprezzato. Il pubblico ha apprezzato molto, devo dire, un'accoglienza calorosa e questo non è uno spettacolo che ammicca all'inizio perché è un repertorio volutamente poco noto. Noi iniziamo con dei brani, come hai potuto ascoltare, che non sono noti, però lo facciamo volutamente perché il pubblico va conquistato. È facile partire con brani, i grandi classici che noi facciamo e andare subito, diciamo, nel cuore del pubblico. Il cuore del pubblico ci si arriva attraverso l'emozione. Atmosfera magica e ci siamo davvero divertiti, presi, concentrati e abbiamo andato bene, no? Sì, la sinergia tra voi poi si è tangibile, si vede. Sì, ma vabbè, avevo voglia di risuonare con Le Rondinella perché abbiamo fatto l'ultimo concerto, penso, un 4-5 anni fa, quindi poi sì, con Francesca abbiamo continuato, ci abbiamo un duo, però... Come si dice? Sperivo di suonare con loro, avevo una gran voglia, però sono anche io un po' cilentano perché sono originario di Polla. C'è un verso di Di Giacomo che dice: l'anima mia surtant, invece sta fenestra rumana in tastu castell, aspetta ancora e resta in cantans a pensà, ma in cantans. Quindi ci siamo incantati anche noi. Ciao a tutti! Il luogo dell'incanto.